Uomo, c'è un ospedale abbandonato. Non c'è problema. Abbiamo parcheggiato, abbiamo cercato un parcheggio con le righe bianche, non l'abbiamo trovato. Andiamo su questo con le righe blu. Dobbiamo pagarlo. Hai la moneta, ti ho chiesto? Sì, bene, siamo a posto. Poi siamo venuti qui, abbiamo pagato il parcheggio però. Oh, speriamo che non sia passato un ausiliare in questi 10 secondi. Perché due parchimetri hai? Tu fai il tuo biglietto, sì, e ti danno il bigliettino giustamente della macchina. Sì. Guardate dove siamo, davanti alla Conad. Visto che tu paghi il biglietto nel parcheggio della Conad, ti danno un altro biglietto. Presentando questo tagliando alla cassa del supermercato Auchan, lo sconto dell'Auchan di un euro con un minimo di 20 euro di spesa. Non è la nostra macchina. Come non è la nostra? Non è la nostra macchina, sì, è la nostra macchina. Buongiorno dalla costa del Garda. Questa mattina il buon Filo, che è qua con me, si è svegliato e aveva voglia di andare in qualche posto. Ti porto in un bel posto, ma non è abbandonato. Si è rimasto malissimo perché fa: ma come, esistono posti non abbandonati? No, non è possibile, mi prendo in giro. Allora, la gente ci guarda stranita perché qui sul Garda non sono mai arrivate le macchine fotografiche. O le scarpe rosse. O le scarpe. Dai, del Garda è uno dei posti più... Bello, bello. Zoom dinamico, ritorniamo in viaggio e troviamo anche un... Perché no? Andiamo sulla macchina, facciamoci qualche oretta di macchina e andiamo in Trentino, no? Ci siamo fatti le nostre 3 orette di macchina, siamo arrivati in Trentino. Sto pensando, aspetta. Siamo arrivati a Riva del Garda, il buon cappellaio mi sta elencando tutti gli edifici più o meno che ci sono in zona, anche qualcuno abbandonato per tenermi buono. C'era detto di no, ma insomma già la terza volta che cerco di slacciarmi la cintura e buttarmi giù dalla macchina. Allora sì, no, perché dico che schifo la parte non abbandonata, brutta sembra Tenerife. Siamo carichi ragazzi, ci sono più insegne in tedesco che in italiano. Uomo, ed è stato la curiosità di un ammiratore. Chi è? È dietro di te, è piccolo e pennuto. Smetti di pompare aria negli obiettivi, ti si sentiva sin da mezzo al lago. Una barca si è avvicinata. Lo dico che era un uragano. Sei volato nell'acqua l'ultima volta che hai fatto cose del genere. Guarda che è vietato qua tuffarsi, c'è il cartello. L'altro si suicida. Secondo me non sono fotogenici e... Ancora. Ti noleggi la barchetta e parti da qui e vai nel lago. È scritto, vedi, chiaramente in tedesco. Ab 27 euro. Allora, più chiaro di così. Torniamo quest'estate, dai. Noleggiamo il mini yacht e poi affondiamo. Principalmente per affondare. The Sigmart, è arrivato! È arrivato l'obiettivo nuovo. Però è a 300 km da qui e noi siamo qui. Vabbè, per oggi mi accontento. Però, cioè, però è già un buon passo che sia arrivato. Ci sono i lucchetti per i romanticoni, guarda che bello, guarda. Wow, che bello. Ce lo mettiamo anch'io te il lucchetto nel ponte. No. Spiegare perché sto girando con Venom attaccato allo zaino, perché in tutti i tuoi video oggi parlerò con un pupazzo attaccato lì, magari la gente... Ma ce l'ho il video, effettivamente nel video non si vede te che vinci il pupazzo, si vede te col pupazzo in mano uscendo dal centro commerciale. Andiamo in un centro commerciale, cos'è che dovevamo prendere al centro commerciale? Ah sì, la tavoletta grafica. E io per fare il deficiente, guarda, ci sono le macchinine dei giochi, tu vedi, ci metti 2 euro, al primo colpo prendi Venom. Beh, mascotte ufficiale. E sì, c'è un locale aperto. È dritta? Non riesco a vedere. Forse appena incusi in giù una roba. Così? No,
Così? No. Vabbè, no. È una roba un po' più lieve, era proprio una questione di millimetro. Dove c'è la camera? C'è un tappo d'obiettivo, non so perché si è buttato dall'altra. Vedi? No, lo fanno apposta, vedi quella ragazzina lì che l'ha fatta lei. Per la Rosi può far vedere il colore che ha quell'acqua qua, perché è veramente fenomenale comunque. Telefono? Le papere qui vengono, si mettono in posa. Io amo quando scopro un posto e poi ci porto una persona che so che può amare come me quel posto e vedere la sua reazione, tipo quella che stai facendo tu adesso guardandoti intorno. Dobbiamo andare in un posto. Oddio, no, aspetta, fermati. Sento profumo di cibo. Sento profumo di pranzo. Bello, tutto, bello tutto qua arriva, bellissima. Però dovremmo andare in cerca di quei posti un po' più infognati, no? Un po' meno conosciuti, un po' meno da passeggiatina turistica. Ma di quelli che. Noi. Quelli che sappiamo noi. Adesso c'è noi. Non so, c'è un freddo da UFO, c'è questa ragazza che è praticamente svestita, passa per la passeggiata, tutti quanti si girano, guarda. Ma siamo a meno 10. Ma che meno 10? No, dai, non fa così freddo. Questa è cucina tipica del Trentino. Ed è che c'ho fame. Il cibo tipico del Trentino ci ha dato forza e adesso possiamo andare a vedere un posto un po' meno turistico, ma fighissimo. Col mio obiettivo di perché non c'ho l'obiettivo quello giusto, perché al ancora non è arrivato il video? Sì, il video va a devo censurare praticamente tutto quello che hai detto. Lo so. Su o giù? Salire o scendere? Non saprei. Dice che di là sentire. Cioè, almeno spero che sia questo qui. Sì, non è proprio semplice parcheggiare, però vabbè. Sono scivolosi da Dio quei bagagli qua, bello. Per fortuna che il cibo tipico del Trentino ci ha dato forza. Speriamo di trovare un po' di quiete salendo fin quassù e scendendo queste scale, forse se ne vanno. La montagna è tutta franabile, è tutta franabile. Casomai sarà friabile, non franabile. E che frano, e che frio. Ah, madonna, quante ragnatele. No, aspetta. Qui va verso una stanza. Com'è che siamo finiti qua così, uomo? Non lo so. Non doveva essere. Lo sapevo io. Lo sapevo. Sì, lo so. Quindi io presumo che c'è una feritoia qua. Ecco, volevi il tuo bunker? Avevo, sai. È emozionante stare qua dentro. Senza luce, con la luce. È bellissimo, ma è opportuno portarsi almeno la pila del telefono. Però sì, almeno in salita si scivola di meno. Adesso, intanto che lo sto dicendo, do una scivolata, volo giù di nuovo a valle, mi ritrovi nel Garda. Il piede lì in quella testa di moffetta. Di là si va a Nago. Non so esattamente dove siamo finiti, anzi lo so. Lo so perché c'è il cartello. Manzano. Ciao. Ciao, ciao. Un pelo inquietante. Trince. Caposaldo austro-ungarico. Pensate a farti sta strada qua con un equipaggiamento prima guerra mondiale, no? Le corazze Fasina, quelle ce le avevano gli italiani. Le famose corazze Fasina, che permettono in pieno giorno azioni di un'audacia estrema.
si chiamava corazza Fasina o Farina. Il problema è che era assolutamente inutile. Vedo dei reticolati. Questo sotto mi sa di postazione d'artiglieria. E poi sono scavati in roccia. La cosa che fa più pensare è che l'epoca durante la guerra qua c'erano delle persone che ci dormivano, probabilmente ci vivevano un po' di parole. C'è una lampada, ma il cavo elettrico non mi ispira per niente fiducia. Ups. Oh, aspetta. Queste sono le cucine. Sì. Oh mio Dio. Che impressionante. Abbiamo avuto l'idea di fermarci qui un istante a Limone sul Garda, ne rientro a casa per mangiare qualcosa, per qualcosa, però non so se è stata una buona idea perché è tutto chiuso. Ecco qui. Lo scopo è qui in questo golfetto. L'ultima volta che è bellissimo, ci ho venuto, c'erano tutti i fiori, tutta la gente qui sui tavolini, i negozi, questi negozi erano tutti aperti. C'era un... Contate invece che adesso sono deciso di mettermi i guanti e passamontagna, perché tra domenica scorsa, dove eravamo a fare Urbex, qua la differenza è poca. Allora, ti piaceva quell'unica pizzeria aperta che c'era sulla strada? Ma io guarda, ero indeciso tra quale andare, ma secondo me l'unica che mi piacerà sarà quella lì. Qui c'era tutto un sacco di gente. No, scherzi a parte, immaginati questo paesino qua in estate. Vabbè, sarà pieno. È bello. Bello, bello. È proprio bello. Cioè, quel bello. Qui d'inverno, ripeto, mi aspettavo che fosse tipo Rimini, tipo Sirmione, dove comunque... E c'è tanta gente che sta facendo le patte verso un calvario. Io mentre si vede. Puttane! Ti bocca il dito se non stai attento. Io! Non mi boccare, che se mi morsi che ti do, Ciao papero, ascolta, cerca di farti strada tra la folla, dobbiamo sbrigarci. Inizio ad accusare la stanchezza sul serio. Stavo questa scena, è la terza ma volta che cerco di registrare la scena, di registrare mentre dico, comincio ad accusare la stanchezza e non accendo la fotocamera. Finalmente più caldo, adesso non c'è già più caldo. Perché se non è accesa la stufa poi. No, senti qua, senti. Prima c'era la stufa. Però oggi è già più caldo. Abbiamo già preparato anche il cutter.
taglia dei, ne viene piano che voglio vedere anch'io. È una bottiglia. No, ma davvero? È una bottiglia. Che cazzo di cazzo. E quanta gente è successo? Oh, dovete fare. Scema qua. Sono delle persone che sono simpatiche da Dio. Qua c'hai i cavetti, questo no, ho messo dentro la mia roba per fare un po' di peso. Occhio perché. Ah. Occhio che c'è un altro pezzo. C'è anche il paraluce. Bello sporco, te lo danno, eh. Che bio. Il grasso, chissà da dove arriva. Niente, sono contento, non lo posso provare adesso. Ve lo provo adesso, quello faccio, ho fatto il buio adesso. Non le fa anche quel bagaglio qua? Le fa davvero, le fa. No, perché hai visto la situazione. Guarda la nitidezza che c'ha. E c'ho gli ISO manetta, i tempi di scatto bassissimi, cioè, con gli obiettivi che facevo veniva una foto molto contenta. Spettacolo. Assaggio al crudo, dimmi come pensi. Sei contento? Se è un crudo che ne vale la pena o meno. Cuoricini, scusate se sulla chiusura ho cominciato a diminuire i video, a fare i passaggi un po' rapidi, ma sono devastato. Non l'ho detto all'inizio del video, ma ieri ho fatto la terza dose. Ho cominciato a sentire da metà pomeriggio l'effetto badilate in testa, quindi adesso mi sparo una dormita che non finisce più. Ad ogni modo sono contentissimo di questa giornata, che è nata proprio con la voglia di fare un giro senza luoghi abbandonati, senza esplorazioni particolari. Però oltre a vedere la costa trentina del Garda, siamo riusciti anche a vedere quello che rimane delle trincee austro-ungariche che sono lì vicino, perché Riva del Garda oggi è trentino, ma una volta era Austria. E devo dire è stata un'esperienza bellissima. Io paradossalmente in posti come quello, dove si sono consumate dei fatti così tragici, riesco a sentirmi pieno di vita. Dove si è consumato tanto dolore così inutilmente, perché la guerra veramente non c'è mai un motivo valido per farla, è una devastazione ordinata dai signori seduti comodamente in salotto, le cui conseguenze ricadono su milioni di persone costrette a vivere nel fango, nella miseria e a spararsi le une con le altre. E quando percorrevamo i resti delle trincee, io pensavo alla fortuna che ho a vivere nel periodo in cui vivo, a essere libero, al fatto che non ci siano guerre. Posso decidere cosa fare della mia vita, posso andare dove voglio. Ecco perché dico che in certi luoghi io mi sento fortunato, mi sento grato. Mi sento ancora più pieno di vita di come lo sono di solito, proprio perché mi sento in dovere di vivere anche per coloro che non hanno avuto la mia fortuna. E nei momenti magari in cui mi sento un po' giù, ecco, ripenso a giornate come questa e vi garantisco che mi motiva molto. Mi fa venire la voglia veramente di fare quello che voglio fare, perché non do più per scontato di poterlo fare come, quando e dove voglio. Noi ci vediamo questa domenica, sempre con Filippo Nasifoto, e questa volta per un vero video di Urbex. Vi ricordo che in descrizione di ogni mio video c'è il link al sito di Filippo con tutte le sue foto più belle delle nostre esplorazioni. Al prossimo video, cuoricini!